Buongiorno, 33esima domenica durante l'anno e continuiamo a leggere il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, la seconda parabola del capitolo 25. Abbiamo letto domenica scorsa la parabola delle 10 ragazze e questa volta leggiamo una parabola che è sicuramente tra le più famose del Vangelo. È la parabola dei talenti, una parabola che nella nostra civiltà capitalista è diventata quasi una legge, un fondamento della civiltà capitalista, ed è la parabola dei talenti. Abbiamo trasformato questa parabola in cose che assolutamente con la parabola non c'entrano niente, e vedremo magari oggi di liberarsi di qualche idea, di provare a vedere, di riflettere su cosa significa questa parabola nelle dinamiche soprattutto della vita della comunità, uscendo fuori dalle interpretazioni appunto direi di parte. Leggiamola insieme. È dal capitolo 25, dal versetto 14 al versetto 30. Allo stesso modo, infatti, un uomo in procinto di partire chiamò i propri servi e diede loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la propria forza. E partì. Andando, subito quello che aveva preso 5 talenti operò con essi e guadagnò altri 5. Ugualmente quello che dei 2 talenti guadagnò altri 2. Ma quello che prese uno andò a scavare la terra e nascose il denaro del suo signore. Dopo molto tempo viene il signore di quei servi e regola i conti con loro. Si presentò quello che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi desti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Gli disse il suo signore: Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nelle poche cose, ti costituirò sulle molte, entra nella gioia del tuo Signore. Venne poi quello dei 2 talenti e disse: Signore, mi desti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Gli disse il padrone: Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nelle poche cose, ti costituirò sulle molte, entra nella gioia del tuo Signore. Venne poi anche quello che aveva ricevuto un talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso, e con paura sono andato a nascondere il tuo talento nella terra. Eccoti il tuo. Il suo signore mi rispose: Servo malvagio e pigro, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso, per questo dovevi affidare il mio denaro ai banchieri, e venendo io avrei ritirato il mio con l'interesse. Perciò toglietegli il talento e datelo quello che ha 10 talenti. Infatti, a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo nelle tenebre esteriori, là sarà pianto e stridore di denti. Allora, questa parabola proprio all'inizio si collega con la parabola precedente. È una parabola che riguarda la comunità, che riguarda la vita della comunità. E questa volta, l'altra volta ci aveva presentato queste 10 ragazze che vanno incontro al Signore, la vita come l'incontro con lo sposo. Questa volta c'è questo Signore che emigra, che se ne va, e quando parte dà i suoi beni, affida i suoi beni ai suoi impiegati, ai suoi servi, a quello che volete, ai suoi funzionari, e dà a uno 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, e la parabola precisa, a ciascuno secondo la propria forza. Cioè, noi siamo diversi, nella comunità non siamo uguali, siamo diversi. Tenete conto di una cosa, che questa diversità non stabilisce una gerarchia. Il padrone, quando torna, non tratterà diversamente
quello che ha ricevuto 5 talenti da quello che ha ricevuto 2, da quello che ha ricevuto 1. È uguale, ognuno ha quello che riesce a gestire, quello che viene dato secondo la propria forza. E di solito noi esaltiamo l'uguaglianza, esaltiamo l'inclusione, queste cose. Questa parabola, guarda caso, esalta la diversità. Dice che la comunità è fatta da gente con doni diversi, con talenti diversi. E questo non va a incidere sulla comunità, anzi, la comunità è il luogo dove questi talenti trovano la loro realizzazione, che siano 2 o che siano 5, non cambia assolutamente nulla, e soprattutto non cambia assolutamente nulla nella stima del padrone. Non è questa la differenza. Non si stabilisce una gerarchia dei migliori, di quelli che meritano di meno e meno. No, è che semplicemente siamo diversi. E questa è la ricchezza della comunità. Comunque, al di là di questa cosa, che secondo me va rimarcata, perché noi oggi viviamo in un periodo in cui l'uguaglianza viene stabilita sull'abolizione delle differenze. Come si fa a essere uguali? Si tolgono le differenze. Questo non è l'uguaglianza, questa è l'omologazione. È l'uguaglianza che viene ottenuta per decreto legge, non per valorizzazione della diversità, per cui ognuno ha il suo posto nella comunità e ognuno vive bene perché sa che gli altri lo accettano così com'è, non pretendono che lui diventi diverso da quello che è per poter essere accettato, ma come il padre ha dato i suoi doni secondo la forza, così nella comunità ognuno vive la sua vita, il suo modo, la sua diversità, e la sua diversità diventa ricchezza per tutti, e non sfruttamento, certamente, non supremazia, non dominio. Comunque dà, dà i suoi beni ai suoi servi, ai suoi impiegati, ai suoi funzionari, e se ne va via. Notate, non è che gli dà le istruzioni, dice devi far così, devi far cosa, voglio vedere questo, voglio vedere quell'altro, voglio vedere che tu fai, che tu dici, che tu dici. No. Semplicemente affida i suoi beni a questi servi e se ne va. Si fida di loro. Il rapporto tra i servi e il padrone non è basato sul dominio, sulla direzione, sul potere. È basato sulla fiducia. È un padre. È un padre che affida le sue cose ai suoi figli e si fida di loro. Non è che sta lì a controllare, se ne va. E succede quello che deve succedere. Quello che ha 5 talenti va, traffica e ne guadagna altri 5, ugualmente quello che ne ha ricevuti 2, e poi c'è quello che ne ha ricevuto 1. Che cosa fa? Va nel giardino, scava la terra, seppellisce il talento, lo copre bene e resta lì, in attesa che torni il padrone. Dopo molto tempo, dice la parabola, torna, e tra l'altro in questo dopo molto tempo, se vogliamo, risuona anche questo ritardo del ritorno del Signore, che pure torna però, dopo molto tempo. Un'altra interpretazione molto carina dice che dopo molto tempo vuol dire che il padrone ha dato ai suoi figli e ai suoi servi tutto il tempo per fare quello che dovevano fare, per guadagnare altri 5 talenti o altri 2 o un altro talento a secondo. C'è tutto il tempo possibile. Se vi ricordate, uno dei problemi dell'olio nella parabola precedente, dell'olio che mancava, è che non è che puoi andare a cercarlo infinitamente, perché il tempo è finito, ha un termine, a un certo punto lo sposo entra e si chiude la porta. Qui dice c'è tutto il tempo che è necessario, non per trafficare l'olio che abbiamo bisogno per riconoscere il Signore. E notate, noi abbiamo trasformato questi talenti, per esempio, nelle doti o cose che bisogna far fruttare. Cioè, questa veramente questa interpretazione capitalista,
in un altro commento, c'è l'interazione milanese di questi talenti, cioè bisogna darsi da fare, bisogna sfruttare i talenti, bisogna farli rendere. E cosa vuol dire rendere? Che moltiplichi il capitale, che diventi ricco, che moltiplichi il capitale. Far fruttare i talenti significa che li usi per te, che li sviluppi e diventano uno strumento di affermazione. Questo è quello che noi pensiamo dei talenti. Secondo quello che dice il Vangelo, qui non è così. Prima di tutto, i talenti non sono le capacità. Se noi pensiamo a noi stessi, a quello che siamo, vediamo che l'amore di Dio, l'amore del Padre, ci ha donato tutto quello che siamo. Non è che ha dato una dote, un'altra dote, questo uno. No, ci ha donato quello che siamo. Ha fatto di noi dei figli. E se vogliamo rispondere a questo amore, dobbiamo accettare gli altri per quello che sono, figli, fratelli. Questo significa mettere traficare i talenti. Questo significa mettere la propria vita a disposizione dei fratelli. Non c'è amore più grande di questo, mettere la vita a disposizione dei fratelli. Questo è traficare i talenti. È il vivere la comunità. È il far crescere i rapporti e dividere con i fratelli il dono di amore che abbiamo ricevuto dal Padre. Noi stessi, noi siamo questo dono. Non è un talento chissà che cosa o quale dote. È mettere al servizio della comunità, mettere al servizio dei fratelli tutto quello che siamo. Anche tutto quello che abbiamo, certamente. È veramente un concetto diverso, non è il concetto devo guadagnare, ma è devo servire. Devo dare la mia vita per. Devo fare in modo che la mia vita faccia crescere i fratelli. E questo dono d'amore, è un dono che non è che puoi risparmiare o fare pezzettini o dire arrivo fin qui. L'amore non ha questo tipo di misure. Questo tipo di sì, arrivo qui in qui, però non più in là. Ci si dà la vita al servizio dei fratelli e basta. Perché questo è il senso del talento che hai ricevuto. Il senso del dono d'amore del Padre è questo. È l'essere condiviso con i fratelli. Tanto è vero che quando torna il padrone dopo molto tempo, fai i conti con i suoi servi. Non vuole la restituzione dei talenti. Lui è un padre, veramente. Non è un padrone che dice quanto ha reso, dammi il 50% o il 100% di quello che ha reso. No, lui ha veramente regalato la vita ai suoi tutto quello che aveva ai suoi figli. E come un padre non è che chiede dammi indietro. Vuole gioire con i suoi figli di quello che hanno fatto. Tanto è vero che quando si presentano i primi due, quello di cinque e quello di due talenti, quello che risponde non è bravo, rendi, no. Signore, mi resti due talenti, ecco, ne ho guadagnati altri due. Gli disse il padrone, bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nelle poche cose, ti costituirò sulle molte. Entra nella gioia del tuo Signore. Tu hai vissuto secondo il dono che ti ho dato, l'hai fatto fruttare, hai fatto crescere i fratelli, ti sei messo a loro disposizione, hai spezzato la tua vita per loro. Entra nel regno, entra nella gioia, entra nella pienezza di questo dono. Non chiedo che tu mi restituisca il dono, ma che tu lo viva in pienezza, insieme a me, nella mia casa. Nella casa delle molte dimore è il luogo della gioia. È il luogo dove i fratelli riconoscono fino in fondo il dono d'amore del Padre e lo vivono tutti insieme. Condividono questo amore fino in fondo. È questo che il padrone fa. Non fa un giudizio.
non chiede la restituzione del dono, non gli si fece i conti. Fare i conti non funziona così. Non fai i conti con loro. Ascolta la loro relazione e gioisce con loro di quello che hanno fatto, di questo amore che hanno condiviso. E c'è l'ultimo, e qui vi ho fatto un ragionamento particolare, c'è l'ultimo che, come vi ho detto prima, ha sepolto nell'orto, fatemelo dire, nell'orto, il talento del suo signore, e gli fa un discorsino che va ascoltato parola per parola. Dice: Signore, io so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccoglie dove non hai sparso. Con paura sono andato a nascondere il tuo talento nella terra. Eccoti il tuo. Allora, quest'uomo fa un'affermazione pesante per la verità. Dice: io ti conosco e so che sei un padrone. So che sei un uomo duro, sei un giudice implacabile, sei un signore, un padrone, che esige tutto quello che ha dato e anche di più. Quello che mi hai dato per me era un debito. Io non voglio entrare in questa cosa. Io ho tenuto da parte quello che mi hai dato, quello che mi hai affidato, ma è tuo, non è mio. Eccoti il tuo. Sono andato a nascondere il tuo talento. Quest'uomo non ha accettato il dono. L'ha sentito come un pericolo. L'ha sentito come qualcosa che lo comprometteva, che lo sottoponeva a un giudizio duro. E quindi quello che ha fatto è: io con questa cosa non c'entro, lo metto lì, quando è il momento giusto te lo ridò indietro e amici come prima. Ma io non voglio entrare nelle dinamiche di questa cosa qua. Non voglio essere coinvolto. Io ho custodito il tuo talento, l'ho messo sotto terra, quando tu arrivi te lo restituisco, arrivederci e grazie. Perché tu sei un padrone, duro, e io ho paura di te. Vi ricordate Adamo nel giardino terrestre? Adamo, dove sei? Ho sentito i tuoi passi, ho avuto paura e mi sono nascosto. È la paura che governa il rapporto tra quest'uomo e il suo padrone. Mentre per gli altri è la fiducia, hanno ricevuto il dono e l'hanno usato, secondo la logica del dono, quest'uomo non si fida del padrone e non si fida neanche del dono, per la verità. Non lo vuole, è tuo, tientelo, roba tua, non mi interessa. Sono andato a nascondere il tuo talento, il tuo. Non è mai stato mio. Tu non sei un padre che ha dato qualcosa gratis ai suoi figli. Sei un padrone che mi ha messo nelle mani una responsabilità che io non voglio. Tientelo. Non ha capito né il dono né il padre. Lui ha una sua idea di Dio, che non è così estranea a quello che abbiamo noi. Pensate alla teoria dei meriti. A Dio che paga o non paga, a Dio che conta quante buone azioni hai fatto e in base a quante buone azioni hai fatto ti dà il premio, a un Dio padrone. E questo servo non ha capito. Io penso alle nostre comunità, alle dinamiche che ci sono dentro le nostre comunità, alle dinamiche dell'accoglienza, del perdono, della condivisione. E mi chiedo se la nostra immagine di Dio, secondo la quale viviamo, non è questa qui. Ho avuto paura, mi sono nascosto.
non mi sono fidato della tua parola. Non mi sono fidato della tua promessa perché tu sei un padrone. E tra me e te ci può essere solo l'obbedienza e la distanza. Il mio compito è tenerti buono e fare tutto quello che posso per presentarmi in modo positivo, in modo che tu mi premi. Tu non sei un padre, né io ti voglio come padre. E forse noi abbiamo costruito anche tutti i nostri rapporti tra di noi su questo schema qua, sullo schema della non fiducia, della diffidenza, del sospetto. So che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, io ho avuto paura. Non ho sprecato il tuo talento, non l'ho buttato io, l'ho tenuto lì. In modo che tu non possa dire niente. Adesso te lo ridò, basta. È questo che il servo, che il terzo dei servi, il terzo dei funzionari non ha capito. Non ha capito che aveva davanti. Non ha capito il padre. È come il secondo figlio della parabola del figlio prodigo e anche il primo figlio. Non hanno capito l'amore del padre. Io mi chiedo se le nostre comunità e noi proclamiamo questo amore del padre, questa gratuità, questo mettere la vita a disposizione dei fratelli, questo dono d'amore che viene moltiplicato nella comunità. Noi parliamo spesso dei peccati, dei meriti. Mi chiedo se non ce lo siamo dimenticati questa cosa qui. Davvero, io mi chiedo se le nostre comunità non sono il terzo servo, il figlio maggiore, che alla fine deve stare fuori, al buio. Perché non può entrare nel regno, perché non, a parte non gli interessa, ma non, il terzo servo non può entrare nel regno, perché è vissuto, è vive e pensa in un modo totalmente diverso. Non può entrare nel regno se non credi che è un dono del padre, che è una tua conquista, un tuo acquisto. Non è quello, non può essere. Io penso che dobbiamo rivedere davvero un sacco di cose, ma anche tra i nostri rapporti. Voi provate a pensare ai rapporti nella comunità costruiti su questo modello, sul modello dei fratelli che condividono il dono del padre. E il dono del padre è lo spirito, è l'amore del padre per i suoi figli che viene condiviso nell'amore della comunità, dei fratelli. Davvero, io penso che abbiamo bisogno di convertirci. Questa parabola qui noi l'abbiamo deformata perché veramente non avevamo capito l'amore del padre. E che tutto si giocava su questo, che noi siamo un dono d'amore del padre. Non siamo in debito con Dio. Nessun figlio è in debito col suo papà. C'è la riconoscenza, ma è un'altra cosa. Ecco, io vorrei che ci riflettessimo su bene, su come viviamo la nostra fede, i nostri rapporti con i nostri fratelli, quello che facciamo tutti i giorni. E provassimo a vedere se siamo in sintonia con questa parabola, o se non siamo anche noi come il terzo funzionario, o ho avuto paura di te e ho seppellito il tuo dono. Eccoti il tuo. Io non sono coinvolto in quello che fai. E ci chiamiamo fuori dall'amore del Padre. In nome di una giustizia o di altre cose davvero, davvero lontane da quello che il Padre pensa per noi. Pensiamoci su domenica quando sentiremo leggere questa parabola, perché per me è davvero importante riflettere
su come stiamo vivendo il dono che il Padre ci ha fatto. Buona giornata.